Buongiorno con Mattino 6, lunedì 24 febbraio. L'attenzione dei quotidiani quest'oggi è tutta sul coronavirus, ma c'è da dire che seppur la diffusione del virus sia difficile da controllare e leggeremo nel corso della rassegna stampa dei titoli che potrebbero destare preoccupazione, in ogni caso la pericolosità è bassa, l'incidenza di morte si aggira attorno al 2%, in ogni modo in Abruzzo finora nessun caso è stato riscontrato, ma nel corso della rassegna stampa di oggi anche tantissimo sport, come lunedì vi racconteremo tutte quante le partite della domenica. E allora andiamo subito sulle prime pagine abruzzesi, sulla prima pagina pescarese del centro. La fotonotizia è dedicata appunto al Covid-19, coronavirus, tutti i divieti. La regione Abruzzo vara re le regole, controlli su chi torna dal nord. Chiuso l'Ateneo di Chieti. In Italia i morti salgono a 3, 149 i contagi, svuotati gli scaffali dei supermercati. E la virologa Gismondi, stop al terrore, non è pandemia. Il Premier Conte a rischio stop la prossima giornata di Serie A. Trasporti, mascherine e guanti per chi viaggia in treno. Anche la cronaca, arrestato l'investitore della ragazzina a Popoli, l'automobilista indagato per lesioni stradali gravissime. La tredicenne è in rianimazione. A Moscufo oggi l'addio di tre comunità alle quattro vittime dello schianto. Si parla dell'incidente stradale in cui appunto hanno perso la vita quattro persone. La qualità dell'aria, inquinamento alle stelle, un giorno su due a Pescara. E intanto il centro ci ricorda che siamo ormai nel vivo della campagna elettorale. In Abruzzo si voterà in 60 comuni. Andiamo sulla prima pagina di Chieti, Lanciano e Vasto. Il vice di Salvini rilancia Di Stefano. Chieti, oggi c'è la visita di Crippa, ma un gruppo di militanti abbandona la Lega e accusa, perché Chieti appunto sarà uno dei comuni in cui tra pochi mesi si rinnoverà l'amministrazione. Lanciano, Torri Montanare a rischio, caccia i fondi per i lavori. Vasto, il comune premia Muccino, ora un film sul nostro mare. La prima pagina di Teramo. Chiusa in casa dal marito padrone, l'uomo, un teramano di 55 anni, è stato rinviato a giudizio per maltrattamenti in famiglia. Giulianova, oggi l'interrogatorio in aula per Santoleri, padre e figlio, a proposito dell'omicidio della pittrice. Roseto, cordoglio in città per la morte della vigilessa Gimminiani. La prima pagina di L'Aquila, Avezzano e Sulmona, delitto d'amico, 3 mesi di silenzio. Barisciano, caso irrisolto, nella casa sequestrata spuntano lettere sulla recinzione. Pescina, irrigazione e centrale biogassi, due progetti che dividono e per questo è stata indetta un'assemblea pubblica. Maschere e temi di attualità con centinaia di bambini, il carnevale di Sulmona è proprio il periodo della festività. Andiamo sulla prima pagina abruzzese del Messaggero, anche qui il titolo principale è dedicato al cosiddetto coronavirus. Attenzione massima, in Abruzzo nessun caso di Covid-19, protocolli operativi ok, a Chieti l'Ateneo sospende le lezioni, resta in casa il 60enne che ha avuto contatti con il paziente 1 lodigiano, test su due ricoverati. L'ex senatore Antonio Razzi in ospedale a Saragozza. A Roseto, vigilessa muore dopo l'intervento al cuore. Chieti, nuova piazza San Giustino, si presentano 138 imprese per i lavori. Carnevale, pienone di carri a Francavilla per il cosiddetto Carnevale d'Abruzzo. Ancora la cronaca, dolore e rabbia all'obitorio dopo la strage. Moscufo, quattro morti di ritorno dalla discoteca, lo strazio dei familiari e oggi l'ultimo saluto. Leggiamo anche il titolo sportivo a cui è dedicata la fotonotizia alla partita di Serie B, Pescara KO, Bojinov espulso senza nemmeno entrare, disastro a Crotone. Il neoacquisto era in panchina, la partita è finita per 4-1 e a breve vi faremo vedere tutto il resoconto e le migliori azioni nel nostro servizio. Ricostruzione, arriva un software per aiutare i progettisti. Usciamo dai confini regionali, andiamo sui quotidiani nazionali a partire dal Corriere della Sera. Virus al nord, chiusure e blocchi. Stop a scuole, musei, cinema e pub. No turisti in Duomo e l'Austria ferma per ore un treno dall'Italia.
Oltre 150 casi in 5 regioni, a Crema la terza vittima, il nostro paese diventa sorvegliato speciale, raddoppio di contagi in un giorno, infatti l'Italia è il primo paese europeo per numeri di contagi. Cibo a domicilio, checkpoint, vita da isolati, il resoconto dei paesi in quarantena, Milano un caso al policlinico e molti uffici lavorate da casa. Repubblica, mezza Italia in quarantena, in campo la protezione civile, niente martedì grasso, cancellato lo storico carnevale di Venezia, in Lombardia isolati 11 paesi, scaffali svuotati e code nei negozi, dal Piemonte al Trentino, il nord si ferma per il virus, stop a scuole, uffici, atenei e cinema, 149 contagi e una terza vittima. Milano, chiusi il Duomo e la Scala per una settimana, assalto ai supermercati, il ministro Speranza, il paese regge. Siamo un'emergenza, Unione Europea pronta a intervenire, ma l'Austria blocca i treni. E appunto l'epidemia e la minaccia di blindare le frontiere, in questo caso non per chi entra, cioè anche per chi entra, ma soprattutto per chi esce dall'Italia. Il Fatto Quotidiano è l'ora dello sciacallo, terza vittima a Crema, 150 infetti, ma c'è chi specula con fake news, Salvini contro il governo, Conte non mi risponde a proposito di Salvini, Meloni e Berlusconi invece sì, perché per attuare i protocolli a proposito del coronavirus il Premier ha chiamato anche tutti i leader delle opposizioni affinché il modo di agire sia condiviso da tutte le forze politiche parlamentari. Gli ospedali in provincia non attrezzati si rischia, secondo il professor Lopalco, noto epidemiologo. Siamo responsabili ma non fessi e chi ha bisogno è Renzi, parlano i tre transfughi da Forza Italia. La rivolta pacifica del popolo contro il potere corrotto, si parla dell'Algeria, inchieste a Mediapart, il nuovo capo incarna il sistema. Il giornale Nord come in guerra, coprifuoco. Chiuse scuole e Duomo di Milano, serrata dei locali alle 18, stoppa musei, messe e carnevale e c'è la terza vittima. L'Austria blocca i treni dall'Italia. L'assalto ai supermercati, risse tra scaffali già vuoti, come vediamo nella fotonotizia. Libero, accogliamo tutti, anche il virus, follia del governo progressista. Decine di migliaia di italiani in quarantena, però si spalancano i porti per 274 migranti e la sinistra esulta, siamo sani, noi siamo già contagiati, ma c'è da dire che il virus in Italia non è giunto tramite dei poveracci su un barcone provenienti magari dall'Africa o dalle rotte medio orientali, ma è arrivato in aereo, presumibilmente in giacca e cravatta. Nella fotonotizia il premier Giuseppe Conte, Conte inetto, paese infetto, la rima del quotidiano si dice sorpreso da esplosione di casi. Il mattino di Napoli, virus, la grande serrata, il contagio si espande in 5 regioni, dal Piemonte al Friuli si fermano scuole, cinema, musei, imprese, Milano chiude anche il Duomo, l'Austria stoppa il treno al confine, la Romania, italiani in quarantena. Ischia, il folle blocco dei turisti dal nord, il prefetto riapre i porti, i sindaci bloccano gli sbarchi, l'ira degli albergatori, poi l'intervento di Valentini, una misura eccessiva. E la Gran Milano assalta i supermercati, l'abbiamo detto, in molti supermercati del capoluogo lombardo gli scaffali sono vuoti per l'allarmismo. Il Messaggero, dilaga il virus e Milano chiude, serrata in 5 regioni del nord per scuole, università e discoteche, una donna muore a Crema, i casi di contagio sono 149, l'Austria ferma un treno italiano al confine, tensione e poi lo sblocco. Conte sorpreso, Salvini all'attacco, ha sbagliato, ora lasci. I sindaci reclusi, sembra la guerra, faremo esami a tutti i residenti. Tasse, bollette, mutui, aiuti nella zona rossa per famiglie e imprese. Il governo prepara la sospensione della tassazione.
Le stime per il 2020, crescita azzerata se non passa presto il virus. Infatti, vi sono anche ripercussioni economiche con il mondo produttivo che viene bloccato dal virus. Le ripercussioni economiche pesanti sono già state riscontrate in Cina, ad esempio, il paese più colpito. Andiamo anche sugli esteri. Stava sciando con il figlio e una guida a 3.000 metri, Iran italiano ucciso da una valanga. Presidenziali degli Stati Uniti, primarie Dem, Sanders in fuga in attesa del Super Tuesday e in vantaggio appunto Bernie Sanders, cosiddetto socialdemocratico. Andiamo sul Sole 24 Ore, quotidiano economico finanziario, RC Famiglia, chi vince e chi perde, a proposito della nuova forma. I dodi neopatentati e super malus, rincali con un'auto sola per le imprese. Terzo settore, riforma ferma su aiuti fiscali e concorrenza, ma la fotonotizia anche qui è dedicata al coronavirus. Il virus globale scuote i mercati, dall'auto al lusso la crisi in 18 aree, segnali d'allarme, fuga verso approdi sicuri, il minimo storico dei titoli trentennali USA e il rally dell'oro segnalano forti tensioni. Un nuovo scenario, dopo i massimi toccati mercoledì scorso, le borse ora temono i possibili contraccolpi per l'economia. La stampa, tutto il nord, ostaggio del virus. Le regioni del settentrione sbarrano scuole, università, teatri, calcio verso gare a porte chiuse per salvare il campionato. Dilaga il contagio, tre vittime, l'ultima a Crema, 150 in isolamento. Palazzo Chigi critica la sanità lombarda, si è mossa in ritardo. Conte, terzi per malati perché abbiamo più controlli. Due casi sospetti, Vienna chiude il traffico ferroviario e poi revoca il blocco. Dalle zone in quarantena, assalto ai supermercati e messe in streaming, Torino nell'ospedale che monta le tende da campo in cortile per ricoverati e anche quelle mascherine dominio della paura, mascherine ormai introvabili e anche quei liquidi per disinfettare le mani, adesso a seconda della domanda del mercato, sono arrivati a prezzi esorbitanti e c'è da chiedersi se anche questi profitti siano frutto di sciacallaggio oppure no. Ecco il tempo di Roma, Conte si vanta dell'Italia infetta, l'improvvisazione al governo nel terzo paese al mondo per contagi da coronavirus, abbiamo la faccia a risultare, l'esecutivo ha navigato a vista e preso decisioni senza senso, che ora diventano meriti. Siamo il terrore del continente, l'Austria ferma i treni al confine, in Romania scatta la quarantena, ma ciononostante non può mancare la solita ironia di Osho. Ah, oh, complimenti, siete primi, sembrerebbero dire gli altri leader europei al Premier Conte. E per numero di contagi, perlomeno l'Italia è prima. Una coppia di Nettuno allo Spallanzani. Con il virus arriva il conto dei maxi tagli alla sanità. La verità, incapace il governo, il coronavirus fa il terzo morto, i contagiati sono oltre 150. Conte e compagni hanno affrontato l'emergenza con un pressappochismo sconcertante, con il risultato che oggi l'Italia è il terzo paese al mondo per numero di infettati, mentre Giuseppi si dice stupito, appena finisce l'allarme è necessario mandarli a casa e al nord chiusi scuole e cinema, niente eventi sportivi e messe, stop al carnevale di Venezia. E vediamo in questa fotonotizia emblematica la tipica maschera veneziaria addobbata anche con la mascherina acquistata in farmacia. Il Papa insiste, populisti come i nazisti, Bergoglio torna a spendersi contro confini a favore delle migrazioni, sento discorsi d'odio che mi ricordano gli anni 30 del secolo scorso, ha detto Bergoglio, c'è una retorica dello scontro di civiltà che mette paura. E cara Ursula, si parla di Ursula von der Leyen, la Presidente del Parlamento europeo, lei vuole 1.300 miliardi, io non le darei 2 centesimi, dice in questo articolo Mario Giordano, che comunque non si preoccupi perché non deve cacciare nulla di tasca sua. Le ombre e le vergogne nella vita di Pertini, un altro reportage, 30 anni fa, ricordiamolo, moriva il Presidente più amato dagli italiani, o così pare.
Il secolo di Francesco Storace, Pozzallo meglio di Codogno, Nord chiuso per il coronavirus, porti aperti per far sbarcare i clandestini. La sanità è sotto assedio, Rampelli, assunzioni ora, Capua, basta esagerare, no a panico e bugie. Milano come Wuhan, l'allarme è di Fontana. Eccoci sul secolo XIX, prigionieri del virus e della paura. 500 agenti impegnati per isolare i comuni colpiti dal contagio in Lombardia e Veneto. Terza vittima, 150 positivi, anche la Liguria, come altre regioni, decide di fermare scuole, università e teatri. Campionato verso le gare a porte chiuse. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa, adesso torniamo sui quotidiani regionali, andiamo sul centro ed entriamo nella pagina, nella cronaca abruzzese, sfogliando i quotidiani locali pagina per pagina, e anche qui si parla di coronavirus. A Chieti, università, 2 giorni senza lezioni. A Chieti e Pescara, attività ferme per 26.000 studenti, lauree a porte chiuse. Tutto regolare invece a Teramo. Controlli e divieti per chi torna dal nord, riunione in regione, nuove linee di guida. Chi rientra dalle regioni in zona rossa va sotto sorveglianza. Scuole, stop alle gite, mascherine online, il costo è triplicato. Di Giuseppe, questo è sciacallaggio. Sindaci, si voterà in 60 centri, ecco la mappa dei comuni, dai grandi, ovvero Chieti e Avezzano, ai piccoli come San Benedetto in Perillis e Villa Santa Lucia. Sono 185.000 i cittadini chiamati alle urne per le amministrative della prossima primavera. In provincia dell'Aquila il maggior numero di paesi interessati, sono 48 per un totale di 107.000 elettori, la data è però da decidere, ogni cittadino, secondo la propria coscienza, deciderà se recarsi alle urne. Andiamo avanti sulle pagine di Pescara, magliette, rose e striscioni, oggi l'addio alle 4 vittime dopo questo weekend che è stato drammatico sulle strade abruzzesi. 3 comunità salutano il gruppo di amici morto nello schianto contro un albero. In 30 anni di servizio, mai una scena così, la testimonianza del caposquadra dei Vigili del Fuoco di Penne, intervenuti a Moscufo la notte della tragedia. Arrestato l'investitore della 13enne di Popoli, rianimazione, la ragazzina travolta mentre tornava a casa, e il conducente del Doblò indagato per lesioni personali stradali gravissime. A proposito di coronavirus, dalle indicazioni del Ministero, scuole cancellate, centinaia di gite, pullman bloccato a metà strada, tutti gli istituti di Pescara e provincia annullano i viaggi. Il bus con decine di studenti del liceo classico diretto a Fiumicino per raggiungere la Spagna è stato fermato ad Avezzano e ha fatto ritorno in città. Smog alle stelle, un giorno su due, anche questo è un allarme per quanto riguarda la salute pubblica. Valori record a gennaio e febbraio. Dall'inizio dell'anno oggi le polveri ultrasottili hanno sfiorato i limiti limiti stabiliti dalla legge per 25 volte. Valori oltre il tetto massimo sono stati registrati dalle centraline anche di Montesilvano e Francavilla. Vediamo qui i dati che sono stati tratti dall'ARTA e bisogna ricordare che comuni come Francavilla e soprattutto Pescara nemmeno sono stati toccati dalle l'emergenza viabilità a seguito della chiusura del viadotto Cerrano. Strade e parchi in bilancio soldi per i lavori. La Giunta modifica alcune spese, confermati i fondi per la manutenzione e la nuova ciclostazione. Andiamo avanti a Chieti con la politica, il vice di Salvini in campo per Di Stefano, il candidato leghista. Oggi la visita di Crippa, ma un gruppo di militanti guidato da Mammarella lascia la Lega. Oggi il partito accoglie chiunque, hanno detto. Infatti molti nei giorni scorsi sono saliti sul carro della Lega, che in Consiglio Comunale a Chieti è diventato così il primo partito. Andiamo avanti,
Torna il carnevale tetino, sfilano sei carri ecologici, questo non è stato sospeso. Domani in centro la parata dedicata all'ambiente con centinaia di figuranti. C'è anche l'allestimento Luricchiap, l'incendio del fantoccio in piazza Fico. Andiamo all'Aquila, un infermiere marsicano in quarantena, si trova a Codogno, no? Ed è venuto in contatto con il cosiddetto paziente 1, il 38enne che ha diffuso la patologia nel Lodigiano. Andiamo a Pescina, captazione acqua e centrali biogas, scontro, assemblea pubblica per dire no ai due progetti. Avanza la possibilità di un ricorso al TAR, ma eccoci a Teramo con la cronaca. Marito padrone chiude la moglie in casa, processo un 55enne, teramano accusato di maltrattamenti. Un altro giudizio per aver picchiato la ex davanti ai figli. La violenza, degli uomini sulle donne rimane una dei più grandi mali e delle più inquietanti perversioni della nostra società. Presunta violenza sessuale dopo la festa, la procura chiede l'archiviazione. Muore nell'incidente oggi la cremazione per quanto riguarda un'altra tragedia sulle strade accaduta a Sant'Egidio, mentre la cronaca ci porta a Giulianova, pittrice uccisa. Oggi parlano padre e figlio, Giulianova, Giuseppe e Simone Santorelli, accusati di aver strangolato la donna al termine di una lite. E prima dello sport, leggiamo l'Abruzzo anche sulle pagine del Messaggero. Strazio all'obitorio, lacrime e rabbia per i quattro morti. Oggi è il giorno dell'addio. Pescara, Moscufo e Spoltore in lutto. Un amico di D'Agostino, Maurizio, non doveva salire su quell'auto. Ma cambiamo decisamente argomento. Parliamo del carnevale. I carri incantano Francavilla, Pescara e Montesilvano. Grande folla. Svaligiato lo chalet di Padovano a Montesilvano. Andiamo all'Aquila, ecco i 28 milioni per le mura, cattedrale Santa Maria Paganica, firmata venerdì scorso la convenzione del segretario regionale del MIBACT, più brevi tempi per l'appello dei lavori per la valorizzazione della cinta muraria. Ed è successo del carnevale, folla in Piazza Duomo all'Aquila per il tradizionale carnevale. Sant'Agnese e le confraternite eleggono superpresidente la psichiatra Roncone. Il negozio cinese chiude per protesta ad Avezzano, l'esercizio in via Don Menzoni. Il proprietario mette un cartello e se ne va dopo le contestazioni dei cittadini. Il titolare è da poco tornato dalla Cina e tutti si sono chiesti se avesse optato per i controlli secondo il protocollo. Infatti è giustissima ovviamente la precauzione, adottare misure di salvaguardia, però dall'altro lato della medaglia bisogna considerare che un determinato allarmismo spesso genera in xenofobia. Sul Mona, al via da oggi 2 settimane di restyling della città. Andiamo nel parco della Maiella, Mafia dei Pascoli, presenza inquietante. Andiamo avanti a Chieti, San Giustino, 138 le imprese in gara per rifare la piazza. L'assessore Di Felice ci vorrà tempo, ma tutte le verifiche sono già iniziate. Un grande sagrato di pietra bianca al posto dell'asfalto, linea d'acqua fra le gradinate. Elezioni, Verna ha deciso, non sarò tra i candidati, ha detto il vice di Lanciano. Avasto, loggia Ambling, le maioliche raccontano la città. Andiamo avanti a Teramo, dove si parla ancora una volta del Covid-19 e coronavirus. Molti tornano i sindaci, tavolo con la ASL, l'Unione dei Comuni della Val Vibrata, in prima linea per evitare possibili contagi. Zone a rischio, allarme per gli abruzzesi che fanno rientro dalle regioni del nord. La cronaca, vigilessa muore a 63 anni, grande cordoglio a Roseto. Ma a proposito del virus, l'università stoppa Erasmus e attività didattica con la Lombardia. I confini sono chiusi verso il nord Italia. Teramo 1500 in piazza per i carri del carnevale, Giulianova maschere e sfilata tra due ali di folla. Non si parla delle maschere per il virus, ma delle maschere di carnevale. Andiamo
Adesso da affrontare lo sport, però prima di dedicarci a quello abruzzese che approfondiremo in maniera totale, parliamo di quello nazionale, andiamo sui quotidiani nazionali e sportivi e vediamo come ci raccontano questo weekend di sport a partire dalla Gazzetta. Scudetto in quarantena, anche la Gazzetta sembra fare un titolo sul virus. Coronavirus, campionato del caos, Juve-Inter senza pubblico. Fino a domenica sport soltanto a porte chiuse, le soluzioni per la super sfida. Il Nord ha paura, dilaga il contagio, terza vittima ed è assalto ai supermercati. Però non stop Lazio, battuto il Genoa, Ciro arriva a 27 reti ed eguaglia Angelillo, il bomber di Serie A, ex bomber del Pescara nella meravigliosa annata con Zeman in panchina. Continua a vincere la Lazio con Immobile Show, sfida con l'Atalanta. E lite sulla data. Dzeko trascina la Roma a forza 4, riparte la caccia al quarto posto. Lecce travolto all'Olimpico, il capitano decisivo ancora in gol con Ander Mkhitaryan, perdonate la pronuncia, e Kolarov. Ma parliamo anche di sci, le principesse delle nevi, sorpassata la Schifrin, prima in coppa Brignone, l'hai combinata bella. E vai Federica con la forza della maturità, d'oro d'argento, Wirer chiude con 4 medaglie. Andiamo sul Corriere dello Sport, riaprite gli stadi, l'appello coronavirus, caos calendari, il calcio vuole tornare alla normalità dopo il rinvio di 4 match di A. La Lazio ha l'allitterazione nel titolo, ecco anche a Marassi una squadra da Oscar e Scudetto, splendido 3-2 contro il Genova al Marassi, lo firmano Marusic, Immobile e Cataldi, 20° risultato utile consecutivo, Inzaghi rimane a un punto dalla Juve, stiamo facendo qualcosa di straordinario e la Roma si sveglia 4-0 a Lecce. Fonseca ritrova il successo in campionato, decidono Under, il solito Mkhitaryan, Dzeko e Kolarov. Agguato ai tifosi pugliesi da parte di ultra del Bari tra Cerignola e Foggia. Un van è stato incendiato. Fantastica Brignone, principessa dello sci. Federica vince la combinata di Crans-Montana e sale al comando della classifica generale. Questa volta me la sono proprio cercata, ha detto la campionessa su neve. Andiamo su tutto sport, Juve-Inter a porte chiuse e il quesito dopo l'emergenza coronavirus, rinviata anche Toro Parma, lo sport si ferma anche in Piemonte dopo lo stop in Lombardia e Veneto. Confermato per ora il match di Champions dei bianconeri a Lione e si attende una decisione per la sfida scudetto di domenica. Il Toro blocca l'attività del vivaio, niente tifosi al Fila perché appunto il Piemonte è una delle regioni colpite da questa emergenza virus, ma anche la Lazio, Ciro 27, Lazio che forza a Marassi, riscatto Roma con il Lecce e anche qui si parla delle regine delle nevi. Wirer chiude i mondiali di biathlon con 2 ori e 2 argenti, Brignone leader della Coppa di sci. E adesso un breve break pubblicitario, vediamo le condizioni meteo per questo lunedì 24 febbraio, ma subito dopo il break pubblicitario tutto lo sport abruzzese, partita per partita, tra pochissimo. Di nuovo in studio con Mattino 6, seconda parte della nostra rassegna stampa, tutta dedicata allo sport abruzzese. Vi racconteremo tutte le partite giocate in questa domenica sportiva. E a partire dalla Serie B sul quotidiano Il Centro, Pescara umiliato, il Crotone passeggia, il Centro la definisce una notte da incubo, Simi, Messias e Armenteros chiudono i giochi dopo poco più di mezz'ora, nella ripresa Ben Ali firma il poker, ininfluente la rete di Galano e così la partita è terminata
4-1, brutta gara dei biancazzurri travolti all'uscita e il terzo stop consecutivo. Dopo 35 minuti sotto di 3 gol, il Delfino va in tilt e ora la classifica è pericolosa. Il Pescara ormai può puntare unicamente alla salvezza, mentre monta la furia dei tifosi e anche la furia di Galano. Abbiamo giochicchiato, ha detto il giocatore. Memusciai, le grottaglie non ha colpe. E allora vediamo il resoconto della disfatta del Pescara nel nostro servizio. Altro che playoff e sogni di gloria, meglio pensare alla salvezza da conquistare il più presto possibile per non rovinare gli ultimi 10 anni di calcio biancazzurri. A Crotone il Pescara fa una figuraccia perdendo nettamente la terza gara di fila che fa piombare la squadra ai margini della zona calda. È ora di prendere coscienza, se ancora ce ne fosse bisogno, che l'unico obiettivo d'ora in avanti sarà quello della permanenza in Serie B. Le grottaglie in tribuna per squalifica, non abdica al 3-5-2 con Del Grosso in difesa, preferito a Scognamiglio non al meglio e a centrocampo. La conferma dei 5 dell'ultimo turno. In avanti spazio alla coppia Galano-Bocic con Bojinov in panchina. Il Crotone di Stroppa gioca con lo stesso modulo e si affida a centrocampo all'ex Benali con Simi d'Armenteros in avanti. All'uscita serata fresca con la direzione di Robilotta di fronte a 7.000 spettatori, di cui 31 ospiti. Al settimo minuto subito pericolosi locali con un tiro insidioso di Messias. Passano 3 minuti e la squadra di Stroppa trova il vantaggio con Armenteros che pesca Simi in area con l'attaccante crotonese, che non sbaglia regalando il vantaggio alla sua squadra. Per il Delfino è l'ennesimo avvio di gara negativo in stagione. La velocità dei pitagorici mette in grave difficoltà il Pescara, che si vede al 14° per la prima volta con un tiro di Memusciai che chiama Cordaz alla deviazione in angolo. La difesa abruzzese balla però vistosamente, visto che al 18° è Bettella a salvare alla disperata sulla linea sul pallonetto di Simi. Avvio da incubo per i biancazzurri con il Crotone che al 21° arriva ancora ad un passo dal raddoppio con il palo, questa volta un po' casuale, di Messias. La squadra del presidente Sebastiani appare in evidente difficoltà, con poi al 27° anche l'espulsione clamorosa dalla panchina per proteste di Bojinov, arrivato appena 10 giorni fa in riva all'Adriatico. In campo il Delfino cerca di reagire con Bocic, che al 27° in area allarga troppo il compasso mettendo il pallone a lato. E così al 34° Molina e Messias fanno il bello e cattivo tempo con il giocatore sudamericano che raddoppia. Il Crotone vede la vittoria più vicina. Pescara disastroso e che subisce dopo 90 secondi il terzo gol di Armenteros, che supera Fiorillo dopo una prima respinta del portiere biancazzurro su tiro di Benali. Al 38° Bocic viene sgambettato in area crotonese con il direttore di gara, che fischia però una punizione in favore dei locali, forse per un precedente fallo dell'attaccante biancazzurro. Pescara comunque da censura, con la gara che sembra chiusa, con un tempo di anticipo anche per la evidente differenza di valore in campo fra le due formazioni. Nella ripresa al primo ingresso in campo di Borrelli per Del Grosso, con i biancazzurri che passano al 4-4-2, mentre dalla curva dei tifosi ospiti parte la contestazione nei confronti della squadra. In campo però le cose precipitano con il poker della formazione calabrese, che arriva all'ottavo minuto con il classico gol dell'ex siglato da Benali. Al 12° il Pescara rischia la frittata con Fiorillo, che su tiro non irresistibile di Armenteros blocca la palla in 2 tempi. Memusciai e compagni cercano almeno di salvare la faccia. La partita finita da un pezzo regala altre poche emozioni mentre fanno festa i tifosi di casa. Al 28° da segnalare un lampo del neoentrato Clemenza, che colpisce il palo esterno. Passano 2 minuti e Galano, su assist di Memusciai, segna il gol del 4-1 per l'ex foggiano. Arriva la 12° rete in stagione. I biancazzurri hanno almeno uno scatto di orgoglio, visto che dopo 60 secondi Clemenza colpisce il secondo palo personale, con la squadra di Le Grottaglie che si sveglia troppo tardi, con Borrelli poi pericoloso al 41°. Ma per il Crotone la vittoria era già in cassaforte, e domenica prossima all'Adriatico arriverà l'Ascoli per una gara, questa sì, davvero crocevia per il campionato del Pescara. E continuiamo a raccontarvi il Pescara dalle pagine del centro. Una difesa imbarazzante, Galano gira al vuoto, gara da dimenticare per Drudi, centrocampo travolto. L'unico che si salva è Clemenza, che c'entra 2 pali nel finale. Le abbiamo viste queste azioni nel nostro servizio. E Battisti, il vice di Le Grottaglie, squalificato in tribuna, ha detto che bisognava mettere più grinta. E ora ritroviamo la strada giusta contro l'Ascoli. Leggiamo la Serie B anche sul Messaggero.
A Pescara travolto, ora è paura, quattro sberle impietose subito a Crotone, piove sul bagnato, espulso Bojinov senza entrare in quel che doveva essere il suo debutto, a quanto pare non un debutto memorabile, ci sono soltanto 2 punti di vantaggio dai play-out e 3 sconfitte consecutive di Galano, la rete della bandiera di Memusciai e Bosic, le uniche opportunità nel mare magno della disfatta. Busellato e Memusciai, siamo stati inferiori in tutto, ammettono onestamente i giocatori. Galano, non siamo proprio scesi in campo. Andiamo in Serie C con il Teramo. Per il Teramo bene solo un risultato, a Rieti il successo sul fanalino di coda, ma senza un grande furore agonistico. L'obiettivo è migliorare la posizione nei playoff con il nuovo mister Di Mascio. E per quanto riguarda l'eccellenza, Lanciano, Rebus, Micciche fuori, ma dopo la Serie C leggiamola anche sul centro. Andiamo di categoria in categoria. Teramo, Di Mascio e Salta i giovani nella panchina. Sabato squadra più incisiva con gli inserimenti di Kappa e Birligea. Il tecnico ha fatto subito capire di voler dare più spazio alla linea verde rispetto alla gestione Tedino. Per la sfida con i Lucani torna disponibile Santoro, mentre sono da valutare le condizioni di Minelli. Lotta per i playoff dietro il Diavolo e Bagar. Il sesto posto del Catanzaro a 2 punti in vetta, turno propizio alla Regina che sale a +8 sul Bari. Ed eccoci in Serie D. Vastese, missione compiuta. L'Avezzano è troppo fragile. L'ex Dos Santos e Capitan Esposito catapultano i biancorossi a -1 dai playoff. Attacco spuntato, idee scarse e chiacci piazzati fatali per l'11 marsicano. 9 punti su 12 nel dopo Amelia. Silva ha rischiato poco, Liguori ancora vivi, i due commenti contrapposti. Leggiamo anche sul Messaggero il derby di Serie D stiamo parlando di quello Vastese-Avezzano, eccolo qui. Vastese all'inglese sull'Avezzano, Dos Santos Esposito nel primo tempo hanno sancito il 2-0 per gli aragonesi, punti pesanti nell'ottica di un inserimento playoff. I marsicani alle prese con grandi problemi, mai pericolosi. Il nuovo mister biancorosso ha dato una svolta alla classifica. Silva, vogliamo continuare a salire sempre più in alto. E allora vediamo il resoconto del derby nel nostro servizio. 2 gol realizzati dall'ex Dos Santos permettono alla Vastese di avvicinarsi alla zona playoff, mentre l'Avezzano naviga sempre di più nei bassi fondi della classifica. All'Aragona finisce 2-0 per i padroni di casa, entrambe le reti arrivate dagli sviluppi di un corner. Derby giocato per l'appunto con obiettivi diversi, in una gara tra l'altro vietata ai tifosi biancoverdi. Silva conferma il consueto 3-5-2, atteggiamento pareggiato da un Avezzano che vede in avanti Ciolacu e Rabeni. Sono proprio i biancoverdi a cominciare bene il match, con Jacopo Puglielli che di prima intenzione di destro chiama Di Rienzo ad alzare in calcio d'angolo. La Vastese inizia a macinare gioco e dal 14° passa in vantaggio. Dagli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Pizzutelli, Dos Santos tocca e firma il vantaggio dei padroni di casa. L'Avezzano accusa il colpo, ma al 23° lamenta un tocco di mano in area di Marianelli, su cui però il direttore di gara invita a proseguire. È ancora Vastese al 34° quando Pizzutelli calcia di poco alto un calcio di punizione. 3 minuti dopo Francesco Esposito prova da posizione defilata a beffare Patania con un pallonetto che però non trova la porta. I tempi sono maturi per il raddoppio della Vastese, ancora da calcio da fermo. Pizzutelli va a battere questa volta sull'altro versante, con un tocco ancora una volta non pulito e probabilmente anche con la complicità di Brunetti, Dos Santos firma il raddoppio della Vastese. Avezzano accorcerebbe in teoria le distanze prima di tornare negli spogliatoi. Al 45° infatti, dagli sviluppi di una punizione, Di Gianfelice mette di testa alle spalle di Di Rienzo, ma il primo assistente segnala la posizione di fuorigioco del difensore. Nella ripresa subito doppio cambio per l'Avezzano, con Siragusa e Di Rienzo che prendono il posto di Jacopo e Romano Puglielli. È però ancora la Vastese a rendersi pericolosa, con Palumbo che va al tiro quasi dal limite dell'area, trovando una doppia deviazione di un avversario e di Patania a disinnescare il pericolo.
Avezzano prova di carattere a far qualcosa, avendo però nel corso della ripresa solo un paio di chance. La prima è quella che capita al 23esimo, quando Masini, entrato al posto di Ciolacu, mette in mezzo per Rabeni, fermato in qualche modo dalla difesa biancorossa, prima di toccare in maniera pulita il pallone. Un minuto più tardi chance Vastese, con azione iniziata con Vittorio Esposito, proseguita poi con Palumbo e terminata infine con Ciccio Esposito, che trova Magri a murargli il tiro. Al 26esimo Pizzutelli ci prova dopo uno scambio d'angolo, ma il numero 10 di casa non inquadra la porta. L'Avezzano ha difficoltà a tornare in avanti, mentre la squadra di Silva vede Alonzi al 41esimo indirizzare addosso a Patania una ghiotta chance per il Tris dopo la scivolata di Cimino. Nel corso del primo minuto di recupero, infine, i biancoverdi hanno l'opportunità di riaprire la gara, ma Rabeni non è abbastanza freddo, a due passi dalla porta, e spara addosso a Di Rienzo l'ultima chance. Dopo un derby, un doppio derby, attende adesso domenica prossima entrambe le compagini. La Vastese in casa di un notaresco in difficoltà, mentre l'Avezzano si giocherà punti salvezza contro il Pineto. Calo in casa notaresco dopo il girone di andata che ha fatto la storia. Torniamo sulle pagine del centro. Notaresco, fine della corsa, ora è primo con il Matelico. La capolista perde per 2-1 contro il Porto Sant'Elpidio e viene agganciata in vetta. I rossoblù sbagliano l'approccio, non basta il gol sul rigore di Romano nella finale. I marchigiani partono subito forte, dopo 24 minuti si portano sul doppio vantaggio con Ruzier e Miccoli. La squadra di Vagnoni si sveglia tardi e non riesce nella rimonta. E a proposito, Vagnoni è deluso, inaccettabile l'avvio di gara. Leggiamo anche come il Messaggero ci racconta questa gara. Notaresco, altro KO, agganciato in vetta. Vince il Porto Sant'Elpidio per 2-1, le due marcature nei primi 20 minuti. Nel finale il gol della bandiera a Teramana di Romano. Troppe distrazioni difensive costano caro, il Matelica ne approfitta. Adesso i giochi per il campionato di Serie D sono tutti riaperti, come abbiamo detto. Da un grande vantaggio che aveva sulla seconda, il Notaresco ora è primo, ma a pari merito con il Matelica. Vediamo la sconfitta del Notaresco nel nostro servizio. Il momento buio del Notaresco sta tutto nei numeri. Tre pareggi e due sconfitte nelle ultime cinque giornate, con successo che manca dal 19 gennaio scorso, quando venne espugnato il Carotti di Esi. Il KO del Villa San Filippo di Monte San Giusto, il quinto in stagione ed il terzo in trasferta, costa alla compagine del tecnico Vagnoni l'aggancio in classifica da parte del Matelica. Ma recuperano punti sui rossoblù anche Campobasso, ora a meno 3, e Recanatese a meno 4. Contro il Porto Sant'Elpidio per gli abruzzesi è stata una sfida di grande sofferenza, con i padroni di casa che hanno alzato molto i ritmi giocando almeno la prima mezz'ora in maniera sontuosa. A conti fatti probabilmente il Notaresco avrebbe meritato il pari, ma restano le difficoltà della squadra in questo ultimo scorcio di campionato. Mister Vagnoni non può disporre di Sansovini, infortunato, e promuove titolari Canalicchio, Gaetani ed il rientrante dopo la squalifica Marcelli. Approccio molle degli abruzzesi, pronti via, e gli elpidiensi passano con Ruzier all'ottavo gol in stagione, che sfrutta a dovere un bell'assist di Maio dalla destra e con un tocco d'esterno supera Scotti. Gara subito in salita per il rossoblù, che due giri di lancette più tardi rischiano di andare di nuovo sotto. La marcatura del solito Ruzier però viene annullata per fuorigioco. Minuto 11, il Notaresco viene in avanti con Romano, che protesta molto per una spinta in area. Il direttore di gara lascia proseguire con la squadra del presidente Di Giovanni, che non ottiene un penalty a favore dalla sfida di andata un girone fa. Bella l'azione della formazione di mister Vagnoni al 20esimo, con Romano che in area si gira e calcia prima ancora di Mariani e un difensore ad immolarsi e mettere in angolo. Ancora 4 minuti ed ecco la seconda mazzata per gli ospiti. Miccoli, classe 99, al primo gol in campionato, lascia partire dalla distanza un tiro che beffa Scotti. Pallone sotto la traversa e raddoppio dei marchigiani. Padrone di casa che in contropiede sfiorano il Tris, prima con Ruzier al 29esimo e poi con Cucù al 34esimo, ma in entrambi i casi il numero 1 abruzzese è reattivo e respinge. Nel mezzo Vagnoni modifica il suo assetto inserendo Liguori in luogo di uno spento Raffaello, 4-3-3 con Marcelli che si sposta al centro del campo.
Il finale di prima frazione è tutto del Notaresco, che crea tre palle gol. Al 37esimo Gaetani di testa sfiora il colpo grosso, mentre al 45esimo, nello spazio di un minuto, i rossoblù battono due calci d'angolo con le conclusioni ravvicinate di Pomante e Gaetani, sempre respinte dalla difesa del Porto Sant'Elpidio. Decisamente meno emozioni nella ripresa, con il Notaresco che prova a venire in avanti, ma deve sempre fronteggiare gli attacchi veloci dei locali. Al 16esimo poi il direttore di gara, sempre particolarmente lontano dall'azione, catalizza i riflettori tutti su di sé, sanzionando nell'ordine, nello spazio di pochi secondi, Cancelli, reo di essere rientrato in campo senza autorizzazione dopo le cure mediche, e mister Vagnoni con un giallo, il fisioterapista Fini addirittura con il rosso diretto. I rossoblù a testa bassa ci provano e dal 27esimo sugli sviluppi di un angolo e frulla a calciare, palla alta. Poco prima del 40esimo, al 38esimo per l'esattezza, il match sembra riaprirsi. Capitan Salvatori, in una sortita offensiva, viene affossato in area. Per il mediocre direttore di gara ligure è rigore, che Romano trasforma spiazzando Mariani. Nono gol di stagione per l'attaccante rossoblù, a secco dal 12 gennaio. Nei minuti conclusivi non succede di fatto più nulla, con il Notaresco che esce sconfitto e con i giocatori a colloquio sotto lo spicchio occupato dai numerosi tifosi al seguito. Qualche minuto e poi un bel applauso di incoraggiamento nei confronti di Capitan, Salvatori e compagni, con la speranza di tornare al successo quanto prima, per sbloccarsi da un punto di vista mentale, il vero problema che affligge adesso i rossoblù. Andiamo adesso in casa Giulianova, sul quotidiano Il Centro. Di Paolo al primo gol, spezza il digiuno del Real. Giulianova, una vittoria dopo tre mesi, steso il Fiuggi per mettersi alle spalle giorni di forti tensioni, staccata la San Giustese in classifica ed è festa negli spogliatoi. Il commento del grosso, azzeccata la difesa a 3, il tecnico spiega il cambio di modulo, match approcciato bene. Leggiamo il Giulianova anche sul Messaggero Abruzzo. Giulianova a 3 punti dopo un lungo mese, la rete decisiva del successo sul Fiuggi 1-0 e Di Paolo, il successo mancava da tanto tempo, è prezioso per i playout. I tifosi di casa non dimenticano gli sberleffi di Incocciati, tra l'altro ultras del Giulianova che in questi giorni sono stati anche protagonisti della protesta nel comune adriatico contro il Daspo Urbano. Vediamo allora questa vittoria tanto aspettata del Giulianova nel nostro servizio. Ad un Real Giulianova cinico basta una rete nel primo tempo di Francesco Di Paolo per avere la meglio dell'Atletico Terme Fiuggi e ritrovare la vittoria che mancava dal 23 novembre scorso in casa giallorossa. La squadra del tecnico del Grosso deve rinunciare per la sfida odierna agli infortunati Federico Di Paolo e Castiglia, optando per la difesa a 3, dove trovano spazio Guaiè, Nazzari e Diamutene, a Torelli le redini del centrocampo, in avanti Suriano alle spalle di Cesario e Di Paolo Francesco. Giuseppe Incocciati a Giulianova con il collaudato 4-3-3, schiera in Diana, Falasca, Rizzitelli e Forgione, attacco affidato ad Andrea Macri e Passaro, assenti Basilico e Zaccone, appiedati dal giudice sportivo, dirige l'incontro Vito Guerra di Venosa. Il Real Giulianova ha subito l'occasione di mettere il match in discesa al secondo minuto, campanile in area di rigore che trova la coordinazione volante di Guaiè, ma il suo tiro viene ribattuto in angolo dalla difesa Frosinate. Questa resta l'unica azione dei primi 25 minuti, con la gara che fatica a decollare, viste anche le condizioni del terreno di gioco non in perfette condizioni, obbligando le due squadre ad agire con lanci lunghi. Prima della mezz'ora blitz offensivo dell'Atletico Terme Fiuggi, con Rizzitelli che approfitta di una dormita della difesa di casa, ma al momento del tiro viene murato dalla difesa in ripiegamento. Sul tapin lo stesso Rizzitelli mette fuori. Passato il pericolo, i giallorossi crescono in mezzo al campo e proprio da vie centrali arriva il vantaggio del Giulianova e bravo Francesco Di Paolo a inserirsi tra le maglie dei difensori rossoblù e una volta tu per tu con il portiere lo supera con un tocco morbido. La troppa euforia per il gol del vantaggio costa il cartellino giallo al giocatore Romano. Adesso per i padroni di casa la gara si mette sui binari giusti. Al 36esimo arriva anche l'occasione per raddoppiare. Suriano va giù in area di rigore con il direttore di gara deciso sulla decisione di far continuare. L'azione prosegue per vie centrali con la sfera che giunge sui piedi di Ramku, che prova la forte conclusione dalla distanza, con la sfera che si impenna e mette in azione Francesco Di Paolo, che per questione di centimetri non aggancia. Sfuma così un'importante occasione per l'11 di casa.
Stessi 22 in campo con la ripresa che vede subito un calcio di punizione pericoloso per il Giulianova, ma il piazzato dal limite di Suriano non inquadra lo specchio. Ma al settimo minuto torna ad affacciarsi in area abruzzese il Fiuggi con Passaro che si coordina in sforbiciata, ma il tiro centrale non impensierisce Bufulco. Al 20° minuto, gioco interrotto per alcuni minuti, quando il direttore di gara espelle due componenti delle panchine. A farne le spese il giocatore Balducci in casa Giulianova e mister Incocciati del Fiuggi. Tre giri di lancette potrebbe chiuderla il Giulianova, punizione defilata di Suriano che disegna una parabola velenosa in aria su cui si lancia Torelli che per una questione di centimetri non trova la testata vincente. Da qui in poi nient'altro, con il Giulianova bravo a gestire il vantaggio approfittando della sterile vena sottoporta degli avanti ospiti. Al triplice fischio grande gioia dei giocatori e tifosi per una vittoria dalla importanza inestimabile che in casa Giulianova significa sperare ancora nella salvezza diretta a fine stagione. Domenica scontro diretto in casa del Chieti per un derby che si annuncia scintillante. Siamo addirittura d'arrivo, ma c'è ancora tempo per raccontarvi il Pineto dal centro. Pineto pari prezioso, serie positiva da 7 punti. Alessandro acciuffa il Tolentino nel finale, Marchigiani in vantaggio con una conclusione di Capezzani, il portiere Amadio abbandona il campo per infortunio, si tratta di un pareggio 1-1 a Maolo Sushiba, ottima partita, l'allenatore meritavamo il successo visto il sacrificio dei miei. Leggiamo il Pineto anche sulle pagine del Messaggero, un gol di Orlando salva il Pineto al 90° e a Maolo ringrazio i ragazzi per lo spirito di sacrificio e tutto lo spirito di sacrificio. Ce lo vedremo nel nostro servizio. Ancora un pareggio per il Pineto che impatta 1-1 contro il Tolentino, riacciuffando la gara solo nel finale. Tante le assenze dall'una e dall'altra parte, a Maolo senza speranza e Della Quercia per infortunio e con Marianeschi e Di Renzo squalificati, vara un inedito pacchetto arretrato con Pierpaoli, Pepe, Orlando e Marini. Tra i pali si affida all'esperienza di Amadio, mentre in avanti il terminale offensivo è il giovane Di Giovacchino con Tomassini che parte dalla panchina. Mosconi senza Tortelli, Cicconetti, Giorgi e Viola. E con capitan Ruggeri non al top che parte dalla panchina, stringe i denti invece Olivieri a centrocampo. In avanti fiducia alla coppia Padovani-Minnozzi. Approcciano meglio gli ospiti che sfiorano il vantaggio subito al sesto, traversone insidioso dalla destra di Mastromonaco con Amadio che smanaccia sulla traversa, brividi anche al decimo, azione insistita del Tolentino in area pinetese, la sfera arriva a Ruci, la girata è ancora in legno trasversale a salvare i biancazzurri. Il Tolentino insiste, al 17° prova anche da fuori area, ma Laburi conclude oltre la traversa. Tegola per il Pineto al minuto 24 che perde anche Amadio. Problema muscolare per il numero 1 biancazzurro, costretto ad uscire dal terreno di gioco sorretto dai sanitari. Al suo posto entra Sciba. Per vedere il Pineto bisogna attendere il minuto 28, quando sugli sviluppi del quarto corner Ciarcelluti dal vertice dell'area piccola tenta la girata, ma l'impatto non è preciso e la conclusione viene ribattuta dalla difesa. Azione da Moviola al 34°, impatto in area tra Ciarcelluti e l'estremo marchigiano Bucosse che interviene così con il direttore di gara Gavini che fa proseguire tra le proteste biancazzurre. I locali ci provano al 47° su punizione dal vertice sinistro dell'area di Acquadro, il rasoterra filtrante del centrocampista e Bucosse che si allunga spedendo in angolo. La prima frazione si conclude però con gli ospiti in avanti, azione insistita al 48°, la conclusione finale è quella di Pagliari che chiama all'intervento Sciba che chiude sul proprio palo, poi Marini spazza in calcio d'angolo. Il primo tempo termina così 0-0, subito viva la ripresa con il Tolentino pericoloso al primo minuto, contatto dubbio in area tra Pagliari e Marini con l'attaccante ospite che reclama il calcio di rigore, l'arbitro fa proseguire, passa un minuto e Minnozzi con un gran gesto tecnico in rovesciata spedisce di poco fuori. La risposta del Pineto all'ottavo, occasionissima per i biancazzurri, contropiede di Acquadro che apre per Alessandro sulla sinistra, ma la sfera sorvola l'incrocio. Ancora Acquadro tra i migliori al nono, conclude dalla distanza, ma la sfera termina al lato. Il Tolentino cala e il Pineto insiste al quarto d'ora. Apertura sulla destra per Pierpaoli, la conclusione c'entra il palo, poi la sfera arriva ad Acquadro che dal limite spedisce fuori di un soffio e si dispera. Break del Tolentino al minuto 23 con la punizione dalla distanza di Mastromonaco, ma Sciba è attento.
contento. Al 27esimo ancora una grossa occasione per il Pineto, Simoncelli crossa dalla destra per la testa di Acquadro che da due passi non riesce ad imprimere la giusta forza alla sfera con Bucosse che si ritrova la palla tra le mani. Ma al 31esimo i biancazzurri pagano caro lo svarione difensivo, Sciba non trattiene la sfera e Capezzani ben appostato non deve far altro che insaccare l'1-0 ospite. Ancora Tolentino pericoloso al 39esimo con Di Domenico Antonio che impegna Sciba sul primo palo, ma il Pineto non ci sta e al 44esimo perviene al pari sugli sviluppi del corner di Acquadro Alessandro, insacca a fil di palo l'1-1 ed evita una sconfitta che sarebbe stata troppo pesante per i padroni di casa che restano aggrappati all'ultimo posto playoff a quota 40 punti a braccetto con l'Agnonese in attesa del derby di domenica prossima contro l'Avezzano al Dei Marsi. Ancora un abruzzese in Serie D, si tratta del Chieti, lo leggiamo sul centro, il Chieti spreca tutto, altra sconfitta a Recanati. I neroverdi dilapidano il doppio vantaggio e vengono rimontati. Oggi la squadra torna ad allenarsi, la partita si è conclusa, Recanatese 3, Chieti 2. Andiamo rapidamente sulle pagine del Messaggero per leggere anche notizie che arrivano da altri sport. Partiamo dalla MotoGP, nuova Aprilia e l'abruzzese Iannone è fiducioso, spero di esserci, il pilota vastese alla presentazione nonostante la squalifica. Il basket, riscatto Sharks con l'aria di casa battuta tra le mura alla rivelazione Urania Milano per 80-55, Roseto non è più ultima ma deve aspettare la gara di Orzi Nuovi. E il basket di Serie B, il Chieti ha vinto con Teramo, Giulianova ok. La pallamano femminile, nuova HF Teramo, ok, battuto il Chiaravalle, mentre per quanto riguarda l'atletica, Gaia Sabatini è tricolore nei 1500 metri indoor. E con questa notizia possiamo concludere la rassegna stampa di questo lunedì 24 febbraio. Io vi ricordo che l'informazione torna puntuale come ogni giorno alle 14 con il TG6. Io vi ringrazio per aver iniziato la giornata insieme a noi. Buona giornata.